A grande richiesta siamo tornati su Dimmi chi sei, in compagnia questa volta di Cileno e sempre Leo. A grande richiesta, abbiamo richiesto noi. Non abbiamo detto di chi era la grande richiesta. Solo che io sono grande perché ho 24 anni e l'ho chiesto io. Ok ragazzi, pronti per un giretto? Prima di partire, ciascuno di voi deve prendere una carta e scriverci il suo nome, così posso sapere chi è chi. Questo dovrebbe darmi abbastanza tempo per scassinare la serratura di questo affare. L'abbiamo fatto inquietantissima. Credo sia la cosa più inquietante che io abbia mai fatto. Swoosh. Swoosh. Ecco, adesso non ci monetizzano più il video. È diventato un porno. A XXX. Grazie, Spawn. È un per delle moltiplicazioni. Posto che la X è solo un'incognita in matematica, non è il simbolo delle moltiplicazioni. Per cominciare, questo non è un gioco come gli altri. L'unica cosa che dovete conoscere sono i vostri amici. Cos'è? Un cervo quello. Cos'è Leo quella foto? Sono io a specchio di fianco con la bocca aperta. Ma non si capisce un cazzo. Dovrete rispondere con assoluta onestà e competenza. Noi siamo onestissimi, tranquilli. Come i 17.000 like che lascerete, che sono onesti, anzi onestissimi. Sì, ma sappiamo già giocare. Cileno no. Ah, ma gliel'ho spiegato io. Gliel'hai spiegato in spagnolo? Non penso. Ai. Hitler? Ya. Ya? Dice sì in spagnolo? Sì. Sì. Già. La festa del diploma, yeah! È il momento di iniziare con le domande. Queste sono facili. Dovete solo dirmi la persona giusta. Chi arriverebbe al ballo della scuola con la limousine più vistosa? No, non ci sono balli della scuola in Italia. Sì, ci sono. Andrea, ti ricordo che noi siamo sopra il Po'. Con la limousine, chiaramente lui. È ovvio, secondo me. Me la immagino rosa. È chiaramente questa persona. Sembra ovvio. Che abbiamo la risposta. Oh! Tutti in era così ovvio. Dai, sì, chiaramente. Io arriverei con la punta in ritardo. Andrea, con la mia punta in ritardo ci leggo l'autobus. Ok, so che arriverai in alto, ma adesso mi servi nel mezzo. Queste foto qua sono bellissime. Come sarebbe la foto del ballo di questa persona? Ma c'è la versione trafatto ubriaco? Però non l'ha avuto Jolly stavolta, sì, non mi fido. Io mi faccio le tinte, raga. Non mi fido del Jolly. Bam! Tutte mie! Io vi darò una frase e voi scriverete quello che la persona direbbe dopo. Se vieni al ballo con me io... Cosa può dire Spawn? Posso mettere parolacce? Cioè, io ho scritto una parolaccia. La mia citazione presa da una storia vera. Da una storia vera, onesta. Ma la mia non ha... Porca troia! Cosa? Non ha senso grammaticale. Se vieni al ballo con me, io mi piacciono i treni. Chi è che manca? Io. Dai, Cilli. Finito. Sappiamo che hai problemi con l'italiano, ma ce la puoi fare. Se vieni al ballo con me, io poi scopriamo. Questo è di Spawn. Di Spawn. Faccia il DC su LOL. Ti busta su Instagram. E qua sono indeciso. Era chiaramente ti faccio di carry su LOL. Esatto. Due di voi prendono. Tutte diverse. Grazie, Cileno, che mi trusti. Sì, ma ci sei messi d'accordo adesso. Ora faremo un gioco in cui scarabocchieremo sulle fotografie. Quindi, prima di tutto, dovete fotografare qualcuno in posa. Reginetta del ballo. Chi è che diventerà la reginetta del ballo? Porco. Dai. Bellissima. Mamma mia, sono bagnato. Mi sento male. È il Salmar dei Salmar. Ah, disegniamo. Il Salmar finale. Che impegnati siamo? Troppo. E in questi giochi capisco di non saper disegnare. Ok, ti ho fatta? Che cazzo è? La principessa di Aladdin, brava. Questa qua, scusate, perché piace il sangue? È Cine che provava a buttarla. Ho gli occhi azzurri. Sono anche biondo. Le reginette non mettono il papillon camper. Andrea non è mai stata una reginetta. Io ho già scelto. Ci ho buttato pure il jolly perché sono sicuro che è figo. Io non lo so se buttare il jolly o meno. Non ti trusti abbastanza. Vediamo a cosa hanno pensato tutti. Io ho trastato Giova. Però. Ah, visto che non sapevo se buttare lo jolly. Beh, io l'ho messo. Dai, Cileno versione principessa di Aladdin meritava. No, era più bella la fatina, sinceramente. Ho avuto pure la barba, ma non si capiva che era la barba. Ah, credo fosse una collana io. Ho fame, colazione. Product placement degli orsetti. Se steste guardando la TV tutti insieme, chi monopolizzerebbe il telecomando? So già. Easy, come Easy. Isis. Ma sai che io non lo so invece? C'è una così di gerarchia in questo mondo. Ah, ok. Vedi? Perché io? Appunto, io! Perché starebbe giocando
guardando la Juve. Esatto. Non gioca sempre. Vabbè, ma io non guardo mai la TV. 17. Mamma mia. Non voglio quei punti. Adesso li do indietro. Chi farebbe domande irritanti sulla trama? Easy, easy. Vabbè, questo... Dov'è tuo fratello? Non c'è stavolta. Ieri suo fratello mi ha domandato se Favij TV è il canale di Favij o è una della coppia. Ma Leo... è sbagliato totalmente. Leo, è camper che fa osservazioni, esatto, sulla trama, su tutta le trame. Ma andatela che dall'inizio, se non gli piace, non la caga più per tutto il film. È il tuo turno di essere molestato. Adesso siamo gli occhi. E la bocca. Cosa preferirebbe guardare? I pinguini! I pinguini, no, dai. La prima sono soldi. Lingotti d'oro. Ma quella è un quiz a premi. Quelli sono lingotti d'oro. Uno è un quiz a premi. Quelli sono lingotti d'oro. Che cazzo vuol dire? Un po' tutto. Quelli sono lingotti d'oro. Sono ultimo. Ma da tre turni Leo sei bastando tutti i jolly. Disegna le pantofole che questa persona indosserebbe mentre guarda la TV. Non è difficile. No, te le faccio meglio. Sì, ma voi, cioè, vi manca una cosa, che è seguire la moda. Quindi le farò e le capiranno solo i nostri iscritti. Ma noi non seguiamo la moda, noi siamo la moda. Triplo 7 su ogni cosa. Io ti ho fatto le ciabatte di Gucci, quelle verdi e rosse. Ho messo la versione estiva. Che ho rotto. Le ciabatte a tedesco. Okay. Esatto, proprio quelle. Infatti penso che abbiamo tutti disegnato quelle. Bene. Ora da capire chi le ha fatte meglio. Gucci. Brasiliane ste qua, quei soldi. Cos'è? Sono tutte uguali. Cambia solo il colore. Cambia solo il prezzo. Non lo so. Anche il jolly punta. Addirittura. Cioè, non lo so. Punto il jolly. Bello Gucci, ehi. Ma io Cilene mi ha messo il jolly. Esatto. Vattici. E Cilene è primo. Cilene è primo. Ma come Cilene è primo? Baby Pablito 20, ragazzi. Io tutti i miei soldi pronti, vi faccio un recupero. Arriveremo al momento in cui mancheranno 6 domande, tu hai 8 jolly e tu non potrai giocarli. Io butto lì una foto e voi dovete scattarvi una foto mentre la imitate. Imita questa immagine. Ah, penso di essere l'unico che ha colto l'essenza di questo cazzo di gioco. Sì, ma... troppo realistica. Cosa sei, italiano? Non sei anche italiano? Voglio mischiarmi in mezzo a voi, dai. No. No. Voi non dovete imitare lei, dovete imitare il suo profondo, la sua essenza. Butta pure il jolly. Tutti scemi qua, nessuno che mi capisce. Ammetto che non ti sei ripreso. Non ci sono arrivato. Al tuo livello di ignoranza non sono ancora arrivato, perdonami. Ma metti anche il jolly. Lo so, infatti. Figa, distacco, ciao regà. Ma che distacco cosa? Che abbiamo fatto tutti i jolly. Scemo di merda. Scusate, la matematica è il La matematica io non siamo al punto. Ok, teledipendente. Basta adesso. Andiamo avanti. Cazzo, siamo finiti? In carcere. È la stanza degli iscritti di Andrea, dove li tiene. Se date un'occhiata ai vostri averi, scoprirete che ho distribuito un nuovo jolly per tutti. Basta che ne ho abbastanza! Grazie! Se foste tutti poliziotti, chi sparerebbe prima e farebbe domande poi? Vabbè. Ma qui nessuno finisce il jolly? Io penso di averli finiti. Io ne ho ancora uno. Io ne ho ancora quattro. Sì, c'hai anche 1000 punti in meno, fenomeno. Chi chiamerebbe i rinforzi per affrontare uno che butta la spazzatura per terra? Chiami la SWAT. Carabiniere. No, davvero? Guarda che film che ho fatto. Ma che faccio che il jolly su di te? Io avevo puntato. Si è trastato da solo. Io l'ho sparato a caso. È stata la casualità che entrambi abbiamo messo Cileno. Che tipo di poliziotto sarebbe questa persona? Morto. Sarebbe un poliziotto morto. Beh, chiaramente questo. C'è già anche nella sua immagine. No, il jolly non ho giocato. Io l'ho giocato. È uguale. È uguale. I baffi. Dai, ma mi sono dimenticato di mettere il jolly. Mi sono fottuto 5000 punti. Pensate a cosa direbbe questa persona. Se fossi uno sbirro, arresterei chiunque. Ok, vediamo cosa avete combinato. Se c'è scuro di me, non zappa il diamante. Non mi porta al kebab. Della mia famiglia di Cile di merda. Vabbè, questo è facile. È semplice, raga. È easy. È easissima.
Beh, ti conosco troppo, Cile. È stato un piacere servire con voi. Siete sollevati dall'incarico. Addio. Siamo usciti di prigione sani e salvi. E senza usare la carta del Monopoli. E anche anch'io sono uscito dalla prigione. Incredibile, ragazzi. Mia. Pechino Express. Cosa si fa quando non si sa dove ci si trova e si ha il senso dell'avventura di un pesce rosso? Si prenota una visita guidata. Ecco la prossima domanda. Dipenderebbe dalle labbra della guida turistica. Ah beh, ragazzi, ragazzi, qua è scontato. Gioco anche il jolly. Come tutti, credo. No, non ho messo jolly. What? Ragazzi, ha il senso dell'orientamento di un criceto morto cieco. Se la guida capita la domanda. Deficiente. Pedalebra, non perché vuoi scoparterla, anche perché, perché se no muori. Se no muori. Io non ascolto le persone in generale. Che cazzo. Mi piace proprio quando ogni cosa è al posto suo, vero? Quindi metteremo te al tuo, proprio adesso. Che tipo di guida turistica sarebbe? Oh mio Dio. No, l'ho trovata, quale sarei io. Anch'io l'ho trovata. Vai di jolly. Anch'io lo metto. Credo sia questo. Io non lo so, però metto questo. Qual è la cosa che faccio sempre io? Dorme. Dormo. Cazzo. Leo dorme. Cazzo. Volevo mettere anche la cicciona. Dovevi usarla. Perché sarei una guida cicciona? Spiegami. Io sono la persona che dorme di più, ma con meno ore. Perché dorme in qualsiasi momento, ma tipo 10 minuti a volta. Sì, sì, dice sempre così. Disegna il monumento che questa persona sarebbe felice di vedere. Allora, niente peni. No, no, tranquillo. Ragazzi, neanche niente che inneggi al nazismo. Perché ci le palle. Vuoi fare 0 euro sul video? Mi dà il divertimento, mi togliete. Non fate svastiche, ecco, poi adesso potete. La mia è stracinica. Cioè, insultatemi pure nei commenti, me lo merito. Allora, fiamme, esplosioni. Cos'è, Torre Gemelle? No. Ti pare quello che cade, Leo. Hai 10 secondi. Poi un omino che cade. Dai, veloce. Vediamo cosa avete disegnato. Una figlia. No, penso di essere originale. Scusa. Sono indeciso, l'ammetto. Anch'io, anch'io. Io premio lo sforzo. Esatto, esatto. No. Oh, jolly. Se fossi riuscito a scriverlo un po' più concentrato, riuscivo anche a fare il cancello, ma non ci stavo. Giochiamo al gioco dei mimi. Imita questa immagine. No, è sfocata. Porca miseria. Maledetto cellulare. È così artistica. Guarda che merita. Che sei andato. L'ho fatto con quello sui baffi. Tempo che l'ho fatto. Perché? Perché? Perché era venuta meglio prima. Ma quanto odio il mio cellulare. Lasci su. Dovrebbe arrivarti quello nuovo. Sì, è una settimana che deve arrivare. Cambri il tuo telefono, ti fa anche vincere. Incredibile. E io non ho manco usato il jolly. E io sì. Che cazzo. Cazzo Leo, beh, stiamo recuperando esatto. Insieme. Stiamo recuperando bene. Supportateci. Vai, vai. Coesione. Main. Spero che abbiate imparato qualcosa. È il momento di andare avanti. Siamo all'ultimo? L'ultimo round? Vuoi dirmi che potrebbe vincere Cile? Oh! Gioco finale! Vi scatterete tutti dei selfie. Non troppo da vicino, perché dovrete scarabocchiarci sopra. No, ma che palle! No! Dai! Era meglio che l'avrei fatto! Tutti pronti? Selfie in dirittura di arrivo. Guardate le immagini e iniziate a pensare cosa vorreste fare. Ora a turno, ognuno di noi dovrà modificare questi selfie. Seguendo la descrizione, mi raccomando, Non lo capirà nessuno che è una cazzuola questa. Oh cazzo, scusa, le ho fatto una riga sulla faccia. No! Ok, vediamo quello che avete creato. Bellissimo, boscaiolo. Gli ho fatto la camicia a scacchi. Gli ho fatto l'accetta. Come un muratore. È una cazzola in basso a destra, raga. Ok, perfetto. Ma perché? Jack gli ha censurato le tette. Io, perché non è family friendly. Jack Norris. Come uno sceriffo. Che cazzo di testa c'ha? Chi è il disegno migliore? Ah. Quanti jolly hai, Leo? Tre. È l'ultimo altro. Sei il coglione. Me li tengo per la prossima partita. No!
Distrutti! Non sono ultimo, grazie signore! Vediamo i risultati finali. Dicono che sia soli in vetta e devo dire che in coda è molto più affollato. Sarà per la prossima volta, ragazzi. Tu al secondo posto sei la persona più giudiziosa che io abbia mai conosciuto, maledizione. Sai, le date di scadenza sono solo una guida, potresti mangiarlo lo stesso, quell'uovo. Ho sempre detto che ad ereditare la terra non devono essere i fighi, ma gli sfigati. E cavolo, tu di sicuro metterai le mani su una notevole fetta di Patagonia. Congratulazioni. L'unico gioco in cui può vincere il cileno, io non ho parole. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, io ringrazio il cileno e Leo per aver partecipato. Fine settimana, arriva l'Ever a Trento, ragazzi, e a 20.000 like, episodio con l'Ever e... sto male, cioè. Sto a pensarci. Non vedo l'ora. Direi che per oggi possa bastare. Dal camper, da spawn, è tutto. Noi ci vediamo. Dovendo com'è? Come? Ma con un prossimo video. Aspetta, aspetta. Hai vinto tu? Hai vinto lui? Asgard away.